Il calcio cambia rotta, o almeno qualcuno ci prova a riportarlo nell'alveo di una sana attività sportiva senza parossismi agonistici e deliri di onnipotenza economica. È il caso del calcio Spinea 1966, società gialloblu veneziana con 300 giovani promesse, presidente Mario Scopece, che ha deciso di affiancare i giovani allenatori delle squadre di più piccoli un coordinatore che ha la funzione di mantenere umana quella che deve essere un'attività sportiva in cui ci si diverte, si socializza e si fa squadra nel senso nobile del termine. Giacomo Naletto, 22 anni, laurea in scienza dell'educazione, giocatore di basket prima, allenatore poi, è il giovane formatore a cui è stata affidata la sfida. Tu ami definirti non tanto un allenatore quanto un educatore. Che differenza c'è? Allora, innanzitutto io credo che educatore nasca da dentro, sia una predisposizione naturale che voglia fondamentalmente il bene dei bambini e dei ragazzi. È una sorta di missione educativa quella che cerchiamo di portare in questa società e quindi cerco di attuare ogni giorno in campo i bambini per cercare di rendere lo sport un gioco e un mezzo per integrare tanti bambini anche di culture differenti e per poter socializzare e stare bene quando si viene nei campi da calcio. Proprio la parola responsabile è una parola che mi piace perché credo che la responsabilità parta sul campo a partire proprio dagli educatori che devono saperla trasmettere poi con gli anni ai ragazzi. Però credo che il settore giovanile, in particolare l'attività di base, possa essere davvero il cuore formativo per lo sviluppo di questo sport. E proprio attraverso la mia tesi sono andato a ricercare come in origine tanti valori dello sport siano stati poi perduti e quindi oggi non si parli più di uno sport che va ad integrare e la persona e l'incontro con l'altro, ma purtroppo si parla di uno sport con un'accezione agonistica, il che è negativo in queste categorie. Un calcio educato non è un'utopia, l'esperienza dello Spinea 1966 è la base di un progetto comune per tutta la provincia di Venezia. La parola chiave è rispetto. Assolutamente sì, rispetto per i compagni di squadra in primis e poi per tutti gli altri che non chiamiamo avversari ma semplicemente compagni di un'altra squadra. In questa visione molto, molto bella, ma che può sembrare anche idealista dello sport, c'è una volontà da parte tua e magari anche dei tuoi giovani colleghi di ridare vigore, una nuova immagine al calcio, di cambiarlo, di poter impostarlo in maniera diversa per poter tornare allo stadio e divertirsi. C'è questa reazione probabilmente? Assolutamente sì, questo è proprio il cuore di ciò che voglio trasmettere, una visione diversa a partire da queste categorie per influenzare poi la visione di altre società e successivamente che si possa estendere, un progetto che si possa estendere anche agli altri. Approccio pedagogico, rivoluzione culturale che vuole coinvolgere in primis quei genitori esagitati che vedono nei figli campioni, dimenticando che sono prima figli. Il bambino non ha il problema di diventare un campione, può immaginarlo, può sognarlo, ma non entra in campo e cerca a tutti i costi di farsi vedere il più bravo. Spesso nasce da una mancanza purtroppo di stima, di approvazione di sé da parte dei genitori e va a influenzare poi il figlio. E noi cerchiamo di, attraverso il dialogo quotidiano, a partire dal fine allenamento, quando i genitori arrivano, di far capire ai genitori che i bambini non devono essere afflitti da queste problematiche perché sono gli unici che poi vanno a rimetterci.